Buongiorno. Prima di partire stamattina saluto tutti quelli che veramente si reputano amici e tutti coloro invece che fanno delle domande: non ti conosco, ma chi sei? Abbiamo degli amici in comune. A me questi stronzi non mi vanno a genio. Si de devono togliere l'amicizia immediatamente, avete capito? Io con gli stronzi che si devono accertare, che non riescono a capire chi sei o non sei, io non ho bisogno che mi si presenti una persona, che mi si dica questo qua, che ci sia Don Francesco, Don Ciro, Don Cosi, che mi presenti una persona perché mi deve dire chi è. Io la persona la capisco io, da quello che scrive, da quello che dici, e non ho bisogno, non ci siamo visti mai, ma ci siamo visti, ma io non mi ricordo di te. Quando avete questi dubbi dovete togliere immediatamente tutto, perché siete persone che col cervello vostro non fate niente, avete bisogno di qualcuno che vi dica: questo è cornuto, questo è puttana, questo è troia, questo è delinquente, questo è qua. Non siete all'altezza di decidere. Cioè, io mi sento umiliato quando dici: ma io non ti conosco, ti ho dato l'amicizia, ma quando sei arrivato a Giuliano, ma siamo sicuri che ci siamo visti? Vergognatevi, vergognatevi. Io non giudico le persone in base a dei pensieri, a delle memorie, se sono miei amici o non sono miei amici. Oggi su Facebook siamo, o su un social, siamo, diciamo, tutti nella stessa barca. Siamo tutti nella stessa barca e ci dobbiamo conoscere attraverso quello che scriviamo, attraverso quello che diciamo. È sempre una vita virtuale. No, io non so se ti ho visto, io non so se ti conosco, ma tu chi sei? Come mai abbiamo tanti amici in comune? È vergognoso, vergognoso. È persone che sono andate pure in Germania a lavorare e non è cambiato niente. Sono rimasti zucconi giulianesi in Germania, in Svizzera, uno l'altra volta dall'Inghilterra, diversi sono in Spagna. Zucconi, zucconi numero uno. Siete rimasti sempre teste chiuse. Vergognatevi. Io non ti conosco, ma togli l'amicizia e non rompere i coglioni. Togli l'amicizia. Togli l'amicizia, cretino, stupido! Che ci cazzo ci scrivi? Io non ti conosco, non so chi sei. Ma che siamo? Alla conferenza, diciamo, internazionale, dove tutti dobbiamo essere accreditati e sapere chi siamo. Noi siamo su un coso, su un social, tu mi devi, o io ti devo giudicare, se ti voglio giudicare, per quello che cazzo scrivi, se scrivi qualcosa. Non che io devo sapere, vi devo ricordare se una volta eravamo amici, ma andate a farmi fottere tutti! Coglioni, siete dei coglioni, ma vi rendete conto che siete chiusi mentalmente? Non ci sono potute scuole, università, niente, professori, niente, fate schifo. Io mi sento umiliato come giulianese, come italiano, come tutti. Io non ti conosco, ma siamo sicuri di essere amici, ti ho dato l'amicizia. Però quando ci siamo visti, come mai abbiamo tanti amici in comune? Ti dovresti vergognare e poi magari parli dalla Germania, parli dalla Svizzera, parli dall'Inghilterra, parli dall'Australia, ma vergogna, dagli Stati Uniti, sei rimasto sempre uno zuccone perché non te ne stava Giuliano e non rompevi i coglioni a fare queste brutte figure, ma vai, andate tutti a farvi fottere.